ciao. Insomma, sarebbe stato meglio non presentarsi. Questo non lo so, perché è chiaro che erano entrambe elezioni che sono venute purtroppo in una fase particolare del Movimento 5 Stelle, perché questo è un momento di profonda ricostruzione in cui andiamo verso gli stati generali. Ricordiamo a tutti che si è fatto un gran parlare in queste settimane delle elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria come se fossero delle elezioni politiche, invece sono delle elezioni locali in cui si vince, si riescono ad ottenere dei risultati se si fa un percorso lineare costruito negli anni, cosa che evidentemente noi non siamo stati bravi a fare. Questo è il motivo, ci siamo presentati in ritardo, in maniera poco organizzata, e quindi i risultati non sono soddisfacenti. Però da qui a dire per l'ennesima volta, perché sarà successo un centinaio di volte che ho sentito in questi 10 anni che il Movimento 5 Stelle è morto e sepolto, io ci starei attento. Capisco questa grande voglia di ritornare al bipolarismo, cioè di ritornare a non Zingaretti, avere alcuna alternativa. Zingaretti dice però, che Zingaretti l'ha detto, no? Bipolarismo, PD, Lega. No, io non l'ha detto solo Zingaretti, è il messaggio, diciamo, l'ordine di scuderia che è partito ieri sera a tutti. Che lo dica Zingaretti, però per voi che state al governo insieme è più rilevante. Ma è chiaro che Serena, noi dobbiamo, per fare chiarezza a chi ci ascolta, in Italia c'era un bipolarismo in cui c'era Berlusconi e quelli che facevano finta di andare contro Berlusconi, però poi in realtà non cambiava mai nulla. Per questo è nato il terzo polo, è nato il Movimento 5 Stelle, è nata un'alternativa concreta. Ora, è chiaro che chi è che stava prima e governava in maniera serena, senza alternativa, vuole che si ritorni a quello status quo. Però questo non succederà, perché hanno già dimostrato nei fatti che l'Italia ha bisogno di alternative diverse. Se l'agenda di governo e se il Partito Democratico in questo momento ha potuto raccogliere un buon risultato, e mi sembra di sentire alle parole di Zingaretti, ma anche alla Qualmini che parlava prima, che loro sono soddisfatti dell'azione di governo, è perché l'agenda di governo è profondamente influenzata dalle proposte del Movimento 5 Stelle. Cioè, queste sono, però attenzione, perché queste sono dichiarazioni in controtendenza. Cioè, non si può dire il Movimento 5 Stelle è finito, è morto, è stato premiato il PD, quando l'azione di governo che loro rivendicano è un'azione di governo profondamente improntata su quelle che sono le proposte del Movimento 5 Stelle. Corrao, siccome lei deve andare via di corsa, e anche qui volevo fare due domande. Una domanda gliela faccio io, l'ultima. Senta, ma e poi che sento qui in studio se qualcuno vuole chiedere qualcosa. Dimettersi 4 giorni prima delle regionali è stata un'idea, diciamo, efficace da parte di Di Maio? Ma noi sapevamo che comunque non ci sarebbero stati grandi risultati sia in Emilia-Romagna che in Calabria. A me dispiace, soprattutto per la Calabria, dove in realtà non si va incontro a nessuna alternativa. Cioè, io ricordo che il centrodestra in Calabria ha governato fino al 2014, però, e il presidente di allora è tuttora in carcere, quindi non è che stiamo parlando di situazioni positive però, per i cittadini. Però è stato un gesto generoso quello di Di Maio di andarsene 4 giorni prima, visto che già sapevate che sarebbe andata male? È stato un gesto fondamentalmente quasi obbligato, perché siamo in una fase in cui c'è bisogno di rigenerarci. Noi andiamo con grande serenità verso questi stati generali che si terranno tra un mese e mezzo. Sappiamo che abbiamo bisogno di rivedere alcune nostre posizioni, alcuni nostri funzionamenti. Abbiamo tutta l'intenzione di rimetterci nel giusto percorso e di interpretare quelle battaglie di cui i cittadini italiani hanno bisogno e per cui c'è bisogno del Movimento 5 Stelle. Io sono assolutamente contrario. Aspetti, vediamo se c'è qualcuno che ha una domanda. Io ho una domanda. Sì, De Manzoni, sì, che non parla un po'. Vai, Massimo. Poi... Sì, no, volevo chiedergli, visto che ha rivendicato giustamente che il governo in questo momento è nei temi, attrazione più 5 Stelle, non ha paura come che succeda poi come è successo con l'altro alleato dopo le europee, che adesso giustamente dal suo punto di vista il Partito Democratico pretenderà un riequilibrio. Martedì, cioè domani, c'è un appuntamento cruciale sulla giustizia, per esempio, e lì c'è già Italia Viva che ha deciso di votare contro, e il Partito Democratico, che sappiamo benissimo che sulla prescrizione sta ingoiando il classico cucchiaino di olio di ricino e che potrebbe non volerlo più fare adesso. Voi non avete timore che questo succeda?
Beh, la domanda è interessante, De Manzo. Io penso una cosa, se in questa campagna elettorale, soprattutto quella dell'Emilia-Romagna, dove c'è stato un alto dato di affluenza e quindi gli si può dare una lettura più politica, ha vinto Bonaccini contro Salvini, perché la campagna elettorale l'ha fatta Salvini, basandosi sull'azione di governo. Quindi è un dato positivo che i cittadini abbiano saputo valutare una buona azione di governo. Ora, se noi seguiamo questa logica, allora, e il Partito Democratico mi sembra rivendicarlo, governo regionale, non governo nazionale, l'ha nascosto il governo nazionale. No, ma Bonaccini, dico, se vogliamo, ha rivendicato la sua azione di governo, non quella nazionale. Esatto, anzi, ma ha chiesto ai dirigenti nazionali di non farsi vedere in Emilia Romagna, ha fatto lui e le sardine. No, ma io non ho detto questo, io ho detto che la logica di rivendicare l'azione di governo ha portato in Emilia-Romagna ad un buon risultato. Il messaggio che sta lanciando il Partito Democratico è: lavoriamo a testa bassa, continuiamo a dare dei risultati, lo stiamo facendo, abbiamo messo più soldi nelle tasche di milioni di italiani, stiamo riducendo il cuneo fiscale, stiamo cercando di combattere problemi enormi del nostro paese, come il problema della giustizia, il problema della povertà, il problema della disoccupazione. I dati sono positivi, quindi sulla base dei risultati noi siamo convinti che l'esempio positivo possa portare poi i cittadini a scegliere in maniera serena. Il messaggio che ha dato D'Esposito. Corrao, lei ha fatto riferimento agli stati generali. Le dimissioni di Di Maio in realtà aprono un dibattito molto forte sulla collocazione politica dei 5 Stelle. Di Maio è ancora convinto di una prospettiva post-ideologica, né con la destra né con la sinistra, ago della bilancia. Invece ci sono esponenti come Patuanelli, come Lombardi, che parlano di un M5S riformista da collocare nel perimetro del centro-sinistra. Ci sono le regionali il prossimo anno, cioè quest'anno in primavera, quindi qual è la sua collocazione, qual è il suo pensiero? Ma io credo che le persone che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, che vivono le grandi ingiustizie che in questo paese vengono perpetrate da anni, gliene frega poco o nulla di essere riformisti, progressisti o conservatori. E anzi, quando sentono questi discorsi e queste suddivisioni, tendono pure ad arrabbiarsi. Io credo che il Movimento 5 Stelle in questi stati generali deve riprendere un percorso di identità propria, cercare di fare il proprio cammino e forzare gli altri ad andare dietro. Io probabilmente dico che in questo sì, non siamo già stati. Chiesto, ho detto di sì. Quindi l'avevo già chiesto, sì, questo, no, è venuto qua la settimana scorsa, quindi già lo sappiamo. Qui tornerà. No, il tema qual però è la domanda? No, qual è la domanda, se potevano Serena? Mai tornare alle ali della Lega? Mi sembra che lei mi aveva detto o lei o la Ciarambino, ma hanno detto perché no. Comunque, cioè, voi siete nati. No, io non ho detto. Io non ho detto questo, ma non voglio neanche entrare in quel tipo di discorso. Va io bene. Penso che così come è stato nel 2018, probabilmente lo dobbiamo fare meglio anche dal punto di vista comunicativo ed evitare determinate dinamiche interne che ci sono state da noi in questo ultimo anno. Ma quello che dobbiamo essere bravi a fare noi è dettare la nostra agenda, che è un'agenda giusta, un'agenda basata sui bisogni dei cittadini italiani, agli altri. Quindi noi nessun problema. Quella Corrao, cosa che c'era prima in Italia, Calabria avevate sopra il 40%, ora state al 7%, non entrate manco in consiglio regionale, ma lei no, è tranquillo. No, scusa, no. Questo messaggio non lo possiamo mandare. No, noi in Emilia-Romagna nel 2014 avevamo il 13%, abbiamo preso 5 consiglieri, abbiamo sicuramente fatto dei passi indietro, no, in Calabria, ma non si possono paragonare le politiche con le regionali. Grazie per essere anche stato. Perché se no ogni 6 mesi dovrebbe cambiare il quadro parlamentare. Paragoniamo elezioni con elezioni, abbiamo fatto un passo indietro. In Calabria purtroppo non siamo riusciti ad entrare, così come non eravamo entrati nel 2014, anche allora ci avevano dato per finiti, morti e sepolti. Va adesso bene. Vediamo di rimboccarci le maniche e rifare un percorso di crescita. Ma In bocca al lupo a Corrao e a tutto il Movimento 5 Stelle, bocca al lupo per la democrazia. Che cosa ci racconta questa intervista, Campi?